in collaborazione con Ed eccoci pronti per una nuova puntata di Oltre la Barriera in collaborazione con BNP Paribas, il nostro format dedicato al mondo dei certificati e ai prodotti di investimento che possono essere assolutamente consigliati, utilizziamo questa parola perché poi tutto è relativo per il momento di mercato che stiamo vivendo. E allora, visto che ci stiamo avvicinando ormai alla fine di questo 2022, come leggete in sovraimpressione, partiremo proprio dall'analizzare questo anno che ho voluto definire orso, non solo io ovviamente, ma insomma cercheremo di andare un po' più nel dettaglio e fare un primo bilancio di quello che ci lascerà questo 2022, quindi di conseguenza anche capire qual è lo sguardo degli investitori e dove si dirige lo sguardo degli investitori, soprattutto in una fase cruciale come la fine dell'anno, perché chiaramente di questo si parla, si guarda già, mettiamo un bel punto di domanda, all'anno prossimo, al 2023, quali sono le attese per il nuovo anno? Ecco, queste sono tutte domande che mi piacerebbe, insomma, cercare di risolvere, quantomeno come dialogo. Saluto i miei ospiti, Luca Comunian, Distribution Sales BNP Paribas. Luca, ben trovato, grazie per essere con noi anche per questa puntata. Grazie e buonasera a voi. E saluto Pierpaolo Scandura, che già vedete, certificati e derivati, che ci aiuterà ancora di più nel riconoscere prodotti mirati. Ciao, grazie anche a te naturalmente. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. E buonasera a voi. Allora, mi raccomando, chi ci segue, prendete carta e penna, naturalmente noi daremo delle indicazioni, poi daremo anche tutti i collegamenti con gli ospiti per approfondire i temi che affronteremo in puntata. Allora Luca e poi Pierpaolo, partiamo proprio da un ragionamento generale su quello che dicevo io poco fa. Si sta concludendo questo 2022, io l'ho definito orso, che è il termine più banale, insomma, orso toro sicuramente. Abbiamo avuto insomma, un mercato un po' ballerino, lascio a te inquadrare un po' la situazione e fare una sorta di bilancio. Parto io? Sì, Luca, grazie, poi dopo andiamo da Pierpaolo. Sì, volentieri. Beh, i mercati finanziari direi che quest'anno un po', a mio avviso, questo è un parere personale, hanno un po' subito quelle che sono state in realtà delle tensioni più sull'ambito geopolitico, energetico. Spesso negli anni scorsi vedevamo quasi il contrario, no? Tensioni dei mercati finanziari che potevano in qualche modo poi portare a delle tensioni in altri ambiti. Quest'anno invece, tutto sommato, nonostante anche gli episodi geopolitici che sono sicuramente significativi e in qualche maniera terribili, hanno ovviamente impattato sul mercato azionario e hanno portato a degli stimi che sono sicuramente in ribasso rispetto a inizio anno, ma con gli ultimi mesi abbiamo anche rivisto un po', se vogliamo, un minimo rimbalzo e comunque un segnale di forza su determinati livelli, e pertanto, se vogliamo, è sicuramente un anno orso, ma non lo definirei un anno drammatico. Ecco, lato investment certificate invece, anche qui il mercato ha registrato sicuramente dei volumi in ribasso. Se andiamo a confrontare i volumi del 2021 con quelli di quest'anno, sicuramente vedremo dei volumi inferiori. Ma al tempo stesso i certificati in questo tipo di dinamiche, quindi con indici azionari che possono avere avuto ribassi del 10, del 15 o del meno 20%, hanno comunque portato agli portafogli degli investitori dei rendimenti, perché sappiamo come questi certificati sono in grado di performare in mercati laterali ribassisti entro le barriere, e spesso le barriere sono state poste tra il 60 e il 50% dei valori iniziali. Quindi abbiamo avuto dei prodotti che hanno continuato, qualora fossero già inseriti all'interno dei portafogli, a performare nonostante i ribassi dei mercati. Ma qual è stata anche, se vogliamo, e qui arrivo un po' anche alla novità che andremo a discutere, sì, dove ci hanno portato questo tipo di mercati e anche un po', se vogliamo, la ricerca più di prudenza da parte degli investitori, ad abbassare quelle famose barriere che appunto dicevamo al 50-60%, ad abbassarle ulteriormente. Quindi siamo arrivati a oggi a proporre sia a inizio anno, ma anche proprio con una serie emessa
quest'ultima settimana, la settimana scorsa, a barriere poste al 40%, che quindi assorbono le discese dei sottostanti fino al 60%. Una discesa del 60% del sottostante arriverebbe a toccare la barriera. Quindi comunque parliamo di discese importanti, parliamo di veri e propri crolli dell'azione sottostanti i nostri certificati. Porre la barriera del 40% ovviamente è un'ulteriore caratteristica che dà di più difensività ai certificati. E sicuramente questo può essere un trend dell'anno, una ricerca di protezione, sicuramente anche andando a rinunciare a una parte dei rendimenti dell'anno scorso, perché l'anno scorso si guardava a rendimenti tra il 15 e il 20%, ci cercava, visto l'ottimismo, di osare lato Vero, rendimento. vero. Quest'anno invece si accetta sicuramente di andare oltre a quello che è i titoli di stati, e ovviamente il BTP è sempre un benchmark sul mercato italiano, quindi si cerca con i certificati di andare oltre, quindi su scadenze di 3 anni. Si cerca di partire su rendimenti dell'8%, 10%, 12%, questi sono un po' i rendimenti a 3 anni, ma porre una barriera al 40%. Quindi accetto un rendimento del, ipotizziamo, 10%, sicuramente superiore al BTP, un rendimento che è strumento ovviamente di natura diversa, rendimento potenziale e non garantito, ma pongo delle barriere al 40% che quindi mi danno una sicurezza maggiore sia Ecco, di protezione del certo. capitale sia di a ricevere questo tipo di rendimento. E infatti noi andremo proprio in quella direzione poi tra poco quando Luca comincerà a presentare i prodotti che vogliamo mostrarvi, allora rendimento da una parte, ma sempre anche una protezione che ci serve proprio in questo contesto di mercato. Pierpaolo, allora, per Luca non è stato un annus horribilis, qualcuno lo definisce così, invece lui no. Tu come lo definiresti? Domanda numero uno. E poi effettivamente abbiamo e stiamo assistendo in questa ultima parte dell'anno a un rimbalzo. Questo potrebbe far sperare per l'anno prossimo, diciamo, per come iniziare il nuovo anno? Sì, forse Luca effettivamente è stato un po' condizionato da quanto è accaduto negli ultimi 2 mesi nell'esprimere il giudizio su un anno che in realtà è stato effettivamente molto negativo. Però probabilmente sia l'osservazione del mercato europeo rispetto a quello statunitense, sia appunto dinamiche che vedono comunque titoli ormai aver recuperato anche buone posizioni, lo fa definire un anno tutto sommato non orribile. Poi, naturalmente, come in tutte le situazioni, bisogna dare anche quantificare, no? Dire co cosa è orribile e cosa non lo è. Quindi, in questo senso, Certo. certamente non sarà un anno di quelli che passeranno alla storia per quei crolli del 50-60%, però effettivamente è stato un anno molto complicato sia sul fronte azionario che obbligazionario, e se si guarda in particolare negli Stati Uniti è certamente un anno da dimenticare per tutto ciò che è stato tecnologico e più settore grow in questo senso. In Italia invece probabilmente il rimbalzo in atto ormai dai primi di ottobre ha fatto un po' smacchiare quelle performance così negative, e quindi c'è effettivamente un po' più di ottimismo. Non so naturalmente se questo potrà perdurare anche nel corso del 2023, anche perché le sfide adesso cambieranno terreno di gioco. Nel 2022 ci siamo confrontati sul tema dell'inflazione, del rialzo dei tassi di interesse, e quindi un tema legato all'energia e al settore bancario che ha beneficiato del rialzo dei tassi. Adesso nel 2023 molto probabilmente ci troveremo a che fare con una recessione e con un impatto differente anche sul settore bancario. E ricordiamo quanto il nostro listino sia È comunque certo, soggetto il a oscillazioni in negativo e in positivo dei titoli bancari, ovviamente. Esattamente. Quindi se ci concentriamo su quei titoli che tipicamente sono presenti nei portafogli, dai bancari agli energetici, basti pensare al trittico per eccellenza Eni, Intesa, San Paolo ed Enel, no? Che sono comunque presenti in molti portafogli degli investitori, ecco, hanno beneficiato sicuramente di un ottimo rialzo negli ultimi 2 mesi. Ora per il 2023 potrebbe essere nuovamente un anno che potrebbe porre qualche sfida.
Sì, esatto, diciamo che potremmo, mi piace l'analisi delle conseguenze che ovviamente potremmo vedere nel 2023, no? Poi però sperando che la situazione vada, diciamo, in discesa, nel senso che sia sempre più semplice. Allora, io adesso parlerò pochissimo perché siamo arrivati al momento più operativo, quindi chiedo anche alla regia di, ecco qua, il cambio, titolo che ci porta sulle proposte del mese, quelle che noi definiamo così, chiaramente diamo delle indicazioni che poi potrete approfondire con i miei ospiti. Allora, Luca, da dove vogliamo partire? Cosa, facciamo vedere ai nostri telespettatori? Ma allora partirei dal discorso che abbiamo iniziato precedentemente. Quindi qui in questo senso noi abbiamo emesso 15 prodotti sul mercato. L'obiettivo di questi prodotti è proprio quello di andare ad esprimere un rendimento, andare alla ricerca di un rendimento potenziale, Sì. andando a inserire delle caratteristiche difensive, ovvero le barriere che dicevamo prima al 40%. Io sono d'accordo anche sull'osservazione ovviamente di Pierpaolo sui mercati finanziari e noi come emittenti, no? In un momento di incertezza, in un momento in cui effettivamente è difficile magari trovare una direzionalità e quindi un'esposizione al mercato azionario, con questi strumenti quello che si vuole fare di fatto è offrire un grado importante di protezione del capitale a scadenza e al tempo stesso dare la possibilità di ricevere dei rendimenti appunto anche in mercati che siano laterali o leggermente ribassisti, moderatamente direi anche ribassisti, perché appunto il livello poi che va a soddisfare quella condizione per ricevere il premio e per avere la protezione del capitale a scadenza è proprio quella barriera al 40%, quindi assorbe dei ribassi fino al 60%. E i 15 prodotti di cui volevo parlare, adesso sto anche proiettando il nostro sito dove abbiamo creato una home page e insieme all'home page abbiamo anche creato una brochure dedicata, ovviamente grande spazio al discorso della low barrier. Sono dei prodotti che hanno un pagamento di premi mensile ogni mese, quindi si va a osservare quello che è il valore delle azioni sottostanti. Se queste azioni non hanno perso il 60%, come dicevamo prima, si avrà un rendimento periodico mensile pagato ogni mese. E in più, tra l'altro, cosa molto importante, questi pagamenti sono con effetto memoria. Abbiamo uno shock di mercato, non viene soddisfatta la condizione, quindi un'azione ha perso più del 60%. Ecco che alle date mensili successive, qualora questa azione poi rientri e abbia un recupero, quindi ritorni sopra questo livello della barriera, ecco che ritorniamo a ricevere i premi e andiamo a recuperare quei premi che non abbiamo ricevuto in precedenza. Quindi, se vogliamo, anche shock forti, perché comunque parliamo di ribassi importanti di breve termine, che poi comunque in qualche maniera vengono recuperati prima della scadenza del prodotto, che comunque sono 3 anni di durata del prodotto nel suo complesso, ecco, non vanno a compromettere, questi shock non compromettono la potenzialità di rendimento dei certificati nel loro complesso, perché grazie all'effetto memoria possiamo sempre andarli a recuperare successivamente. Ok. A scadenza, anche lì funzionamento classico, siamo sopra questo livello barriera, abbiamo la protezione del capitale e il pagamento del premio, siamo sotto, abbiamo una performance commisurata, ma questo direi che ormai chi ci segue, insomma, ha Sì. ben chiaro quale sia lo schema dei prodotti. Andando poi alla seconda pagina della nostra brochure, invece andiamo più nel dettaglio e vediamo quali sono i prodotti. Abbiamo riproposto il primo, che è un'intesa Unicredit. Questa era un'emissione che abbiamo fatto già a marzo e per mesi è stato il certificato più scambiato sul mercato SEDEX tra gli investment certificate. Ecco, questo prodotto si è in qualche maniera concluso anticipatamente, perché un'altra caratteristica di questi prodotti è che dopo 6 mesi, se le azioni stanno avendo una performance positiva rispetto al valore iniziale, scadono anticipatamente e pagano il premio fino alla scadenza anticipata. Di fatto è una caratteristica che tutti i cash collect hanno: rimborso del capitale e pagamento dei premi fin lì maturati. Ecco, abbiamo riproposto lo stesso identico Ok. prodotto proprio perché aveva raccolto molto ed era stato ovviamente un successo sul mercato. E insieme a lui, questo ha un rendimento del 9,6% per anno. Questo è il premio mensile. Poi, insieme a lui, come possiamo scorrere insieme la brochure, vediamo che abbiamo altri basket.
composti da tre nomi in questo caso, Sì. con le principali azioni italiane. Quindi abbiamo Unicredit, Nexi, Leonardo, abbiamo Eni, Enel, Pirelli, Intesa San Paolo, Stellantis, STM e così via. Poi invece abbiamo anche dei basket un po' più settoriali, se vogliamo. Faccio notare che le barriere sono sempre poste al 40%. Se guardiamo invece l'ultima colonna, quella di destra, possiamo vedere che a seconda del certificato che andiamo a scegliere, possiamo avere dei rendimenti mensili e quindi per anno diversi. Ok, certo. E più scorriamo verso il basso, vediamo Ferrari, Porsche, Tesla, Nexi, PayPal, Adyen e così via. Poi abbiamo anche una seconda pagina, perché come sai le nostre missioni puntano sempre anche a diversificare i panieri e i rendimenti per anno. Arriviamo alle proposte, anche quelle più spinte sul rendimento, come ad esempio il settore viaggi, dove paga un premio del 2% mese, quindi si arriva a un 24% per anno. Ecco che tra un basket italiano che paga il 9% per anno e un basket di questo tipo, dove abbiamo Airbnb, Carnival, TripAdvisor, vediamo come il rendimento da 9 passa a 24%. O anche possiamo andare a vedere il Plug Power, Sunrun, scusate, e Veolia, che è quindi clean energy, energie pulite, idrogeno, solare, vento, Sì. Esatto, paga un 24,6% per anno, quindi è il prodotto che paga di più. A infatti. parità di barriere, 40%. Perché? Perché ovviamente queste azioni hanno una volatilità e quindi uno Maggiore, scostamento di prezzo certo. molto maggiore. Quindi di fatto intrinsecamente hanno un rischio più elevato. Se io Certo. comprendo Il questo tipo, è famoso chiaro conf. che Sì. esattamente. Rischio rendimento, insomma, è il classico Esattamente, confronto che bisogna fare. Perfetto. esattamente, esattamente. Ok, vado da, se, scusami, se, perdonami se ti ho interrotto, vado da Pierpaolo, a meno che non, tu non volessi dirci No. altro. Luca, perfetto, ma in realtà restiamo sugli argomenti che tu già hai illustrato per entrare ancora più nel merito. Allora, Pierpaolo, andiamo a vedere qualche esempio in particolare? Sì, io direi che quel certificato di cui ci ha parlato Luca, che è una riemissione di un bestseller di marzo, direi che merita di essere nuovamente osservato e quindi mi riferisco in particolare all'emissione su Intesa e Unicredit, anche Ok. perché oltre ad essere solamente due titoli, anziché tre come sugli altri basket, sono le due principali banche, quindi perché non provare a seguire il loro andamento? A maggior ragione se consideriamo che questa è l'analisi di scenario alla scadenza, se consideriamo che praticamente da qui a 3 anni il certificato proteggerà interamente il capitale e genererà un rendimento su base annua del 9,65%, tenuto conto di un prezzo attuale, diciamo all'incirca in area 100 euro, fino a meno 60%, cioè, comunque i titoli sono ancora più o meno lì sui valori di partenza. Quindi è veramente, adesso io riflettendo così, penso meno 60% di un titolo come Intesa, di un titolo come Unicredit, naturalmente può verificarsi, gli ultimi 2 anni e mezzo ci hanno dimostrato come nulla sia purtroppo impossibile, però inizia a subentrare una dinamica che nuovamente dovrebbe vedere i mercati essere inseriti in un ciclo particolarmente negativo, se non voglio, insomma, definirlo anche peggio, perché voglio dire meno 60% su banche di questo calibro. Pertanto voglio augurarmi che quell'effetto memoria, che giustamente Luca ha voluto sottolineare, non serva proprio. Ecco, francamente voglio immaginare che non serva osservare un periodo dove una delle due banche si trova a meno 60% da adesso e poi magari debba tornare. Chiarissimo, chiarissimo. Ovviamente la struttura è fatta in modo che si possa recuperare, però sinceramente spero che ciò non serva. Detto ciò, quindi la prima idea è questa, meno 60% per rendimento quasi del 10%, la seconda invece è sempre un prezzo di circa 100 euro, i sottostanti sono Eni, Enel e Pirelli. Quindi cambiamo un po' settore, andiamo su energia, o comunque con una Pirelli che sta lì in mezzo alle due big, che però anche in questo caso abbiamo un 60% e un rendimento che sfiora i 9 punti percentuali. Quindi paradossalmente rende leggermente meno, pur essendo tre titoli, però è comunque un prodotto che in un portafoglio ritengo che ci stia assolutamente bene.
Ok, sì, perfetto. Quindi questi esempi pratici, vedete, teoria e pratica sempre presenti nei nostri format, soprattutto oltre la barriera che vuole essere operativo anche per tutti voi. Allora, Luca, seconda proposta di oggi. Sì, faccio un appunto su questa invece per concluderla, Certo, scusami se mi prego, permetti. prego, prego, ci mancherebbe. No, per dire che questo è anche uno sforzo commerciale di BNP Paribas nell'andare a proporre soluzioni di questo tipo. Nel senso che non è a livello di strutturazione, che ormai quando vediamo i prodotti fatti e finiti su carta, su brochure, su internet, spiegati quanto più bene possibile, ovviamente può sembrare tutto molto facile, ma dietro, come sappiamo, c'è un grosso lavoro da parte dell'emittente e in particolare strutturare soluzioni con barriera al 40%. Magari qualcuno si può chiedere: ah, ma come mai non l'abbiamo fatto prima? O come mai non si fa più spesso? O come mai non se ne vedono così tanti? Beh, ecco, la risposta è che non è così facile strutturarli. Diciamo così, le opzioni che vengono anche usate per poi costruire questi certificati hanno una liquidità ovviamente sui mercati finanziari e a questi livelli così bassi di fatto di barriere, queste opzioni non sono co così liquide e facilmente trovabili. E quindi è anche uno sforzo di BNP, se vogliamo, nell'andare a strutturare questi prodotti e anche uno sforzo, ma anche Certo. una capacità di BNP di avere accesso a mercati. E lo dico anche perché so che, insomma, in qualche modo non tutti gli emittenti possono permettere di avere. Possono permettersi di avere questo tipo di proposta con queste barriere così profonde. E quindi Ok, sicuramente è una cosa da ok. In virtù di sottolineare. andare, cioè certo, no, hai fatto benissimo di andare verso le esigenze degli investitori, no? Perché poi ovviamente si guarda sempre quello che si cerca in un certo contesto di mercato. E io so che quello che adesso ci proponi, andiamo un po' più serrati, ma insomma, però diciamo le cose fondamentali perché ci tengo particolarmente. Quello che tu ci proponi ha proprio un senso, potremmo definirlo logico in questo momento di mercato. Perché? Sì, allora, su qui vado molto più veloce, lo prometto, nel senso che parliamo di Maxi Cash Collect e in particolare parliamo sostanzialmente della possibilità di ottimizzare anche il portafoglio dal punto di vista fiscale. I Maxi Cash Collect sono strumenti che BNP Paribas mette a disposizione durante tutto l'anno, in realtà, perché l'ottimizzazione fiscale del portafoglio non si fa, come dire, a fine anno, ma si fa con anche una pianificazione, si fa nel tempo, e però sicuramente il periodo finale dell'anno, l'ultimo trimestre dell'anno, è anche un periodo fondamentale per questo tipo di soluzioni. Lo sto condividendo. Anche qui Sì. abbiamo dei prodotti che hanno dei coupon trimestrali. Quindi, come possono essere quelli mensili di cui abbiamo parlato prima, qui abbiamo dei certificati che sono su panieri di azioni che hanno dei premi trimestrali, ma condizionati sempre al discorso barriere, quindi non cambia nulla da questo punto di vista. Quello che cambia è che il primo premio, che viene pagato il 20 di dicembre di quest'anno, ha una dimensione superiore rispetto a tutti gli altri premi. Lo vediamo bene in brochure, se riusciamo a proiettarla, perché il maxi premio in tutte queste soluzioni vediamo come è al 15, 15, 18% nella terza soluzione, con UniCredit, Leonardo e Nexi, e arriviamo poi con Tesla, AMD, Porsche del 20% e ancora il basket su Clean Energy del 20%. Mentre poi i premi successivi partono dall'1% fino ad arrivare nell'ultima soluzione che arrivano al 2%. Tra l'altro, due considerazioni, quindi premi, quelli pagati a dicembre, che sono più corposi, considerati redditi diversi e quindi possono andare a ottimizzare anche il portafoglio dal punto di vista fiscale, ma sono anche strumenti interessanti perché poi successivamente continuano il loro percorso e continuano a dare dei rendimenti che possono essere interessanti per appunto andare a sfruttare le caratteristiche dei certificati. Secondo Sì. Sì. appunto che faccio è l'ultimo prodotto che anche questo presenta, mentre i primi quattro presentano una barriera per i premi e per la protezione del capitale del 60%, anche questo ultimo, il quinto, presenta una barriera al 40%. Faccio un altro appunto, il primo premio, quello Maxi, è incondizionato.
impatto. Quindi, a prescindere da quello che succede, il 20 dicembre questi prodotti pagano il premio maxi, poi invece i premi diventano condizionati alle barriere. Questo quinto prodotto ha la barriera al 40%. Ora, Pierpaolo sicuramente ha molta più visibilità di me sul mercato, di tutti gli emittenti, ma a memoria io mi sento di dire che forse è l'unico o il primo Maxi Cash Collect con una barriera al 40%. Non so, Pierpaolo, forse sicuramente tu hai più Partiamo da visibilità. qui, certo, magari lui può avere ovviamente un confronto più diretto e più ampio. Adesso mi smentirà subito, sono Vediamo, sicuro. vediamo, vediamo la sfida. Abbiamo creato anche una sfida in questa puntata. Allora, Pierpaolo, partiamo da qui, ovviamente poi andiamo a fare anche degli esempi con te più pratici come abbiamo fatto prima. Cosa rispondi a Luca? No, no, intanto dico che ha ragione, nel senso che i maxi coupon con barriera 40 tipicamente non se ne fanno e questo quindi è effettivamente il primo che si osserva, ma non solo il primo, perché magari qualche maxi coupon si è visto con barriere simili, ma il maxi non era così maxi, in realtà era una cedola magari decisamente più bassa, invece coniugare una maxi cedola del 20% con una cedola trimestrale del 2% e una barriera 40 è una cosa che non si è trovata finora. Ovviamente il tutto, lo diciamo anche a beneficio di chi ci sta ascoltando, è possibile grazie al fatto che i tre titoli che sono stati selezionati in quel caso hanno delle volatilità più alte e quindi una maggiore rischiosità e per questo necessitano di una barriera più bassa. Questo per completare il discorso. Invece per quanto riguarda questa, appunto, quest'ultima serie, ricordiamo sempre che l'obiettivo principale è proprio questa maxi cedola per chi è rimasto un po' attardato, no? Sai, chi si ricorda solo nel mese di dicembre che ha uno zainetto fiscale con dentro delle minusvalenze. Ecco, non tutti riescono nel corso dell'anno a lavorarci sopra. Per chi è rimasto un po' indietro, maxi cedola in pagamento 20 dicembre, un paio di soluzioni selezionate da noi. La prima, Intesa Moncler Eni, quindi per rimanere comunque sul nostro mercato con dei titoli conosciuti sui quali si ha maggiore visibilità, maggiore confidenza. Come detto, maxi cedola del 15%, successive cedole trimestrali dell'1% con barriera 60. Tutto sommato, qui c'è un duplice motivo di interesse. Il primo, lo ribadiamo, è l'incasso della maxi cedola a dicembre per la compensazione delle minusvalenze. Il secondo potrebbe essere il mantenimento in portafoglio, che non è che una volta che ha staccato la maxi cedola necessariamente uno lo deve buttare via, può rimanere in portafoglio e genera un 9% di rendimento annuo fino a meno 38% del titolo Intesa. Per chi vuole una maxi cedola un po' più alta, c'è anche un 18% di maxi con cedole successive dell'1,4, quindi rende di più sia sulla prima che sulle successive. I titoli sono Nexi, Unicredit e Leonardo. Rimaniamo comunque sul mercato italiano. Quindi in entrambi i casi ho voluto selezionare prodotti con sottostanti non troppo volatili, per quanto poi se la scelta deve dipendere da quanto deve essere alta la maxi cedola, e allora certamente è utile andare a osservare il resto dell'offerta che appunto vede anche premi del 20% per Plug Power, Sunrun e Veolia o del 20% su AMD, Porsche e Tesla. Quindi ci sono anche queste altre due opportunità. Ok, allora in un flash, Luca, ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa a quanto diceva Pierpaolo, poi andiamo a conclusione. È difficile aggiungere qualcosa quando parla Pierpaolo perché è sempre molto completo e esaustivo. Però dovevo darti la replica perché prima abbiamo detto vediamo la sfida, Pierpaolo ha risposto e quindi era giusto ridare la parola anche a te. No, grazie di questo. No, io ringrazio perché ne approfitto insomma per ringraziare tanto Pierpaolo per l'aiuto che ci dà e voi insomma per questa trasmissione che quest'anno abbiamo voluto promuovere. E per diffondere un po' la conoscenza e la formazione che facciamo su questi prodotti, sui certificati. E quindi è stato un bellissimo anche momento per me e spero anche per chi ci ha seguito. E quindi con questo voglio anche fare un po' poi un augurio, insomma, per l'anno prossimo che possa essere un mercato, diciamo così, kind, quindi gentile Sì, con gli un po' più investitori. amichevole, un po' più friendly, diciamo, con gli investitori. Esattamente. E che quindi si possa avere un environment dove si può, come dire, avere delle allocazioni di portafogli e noi stessi come emittenti proporre nuove soluzioni. Sicuramente lavoreremo su questo, che possano insomma soddisfare quante più esigenze possibili Ma poi. certo, ma certo. Beh, è importante, no? Sempre
Insomma, ma questo lo si fa sempre voi dalla vostra ottica, Pierpaolo dalla sua, noi dalla nostra, insomma, cercare di capire qual è il sentiment e dove si vuole andare per poi ovviamente proporre, sperando, come hai detto tu Luca, incrociando le dita, che il mercato possa essere un po' più amichevole. Pierpaolo, anche a te lascio, insomma, la chiusa con ciò che ti senti di dire agli amici che ci seguono, telespettatori, investitori, risparmiatori, insomma. Siamo tutti, insomma, su una barca che deve prendere una direzione, speriamo, un po' più calma. Sì, beh, evidentemente l'andamento del mercato condiziona gli umori, condiziona l'emotività. Ricorderai, Manuela, una delle puntate fatte forse nei primi tempi, insomma, parlavamo spesso anche di emotività. E Sì, quindi, come no. ecco, io direi che chiaramente il mercato ci deve aiutare, a quantomeno a rasserenare un po' gli animi, perché comunque quest'anno è stato difficile, le scelte, a volte sono state complesse e anche dei sacrifici importanti. Però in questo senso io ho raggiunto ormai quasi la fine dell'anno, mi sento in realtà di dire che il mondo dei certificati ha resistito molto bene anche alle dinamiche del 2022. Vorrei chiudere solo con questa considerazione, anche dal punto di vista della formazione organizzata da ACEPI, che è l'Associazione Certificati e Prodotti Investimento, di cui BNP Paribas è tra le primarie associate. Ecco, quest'anno si è conclusa con un percorso formativo straordinario che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 consulenti finanziari. E quindi per il 2023 io mi auguro che possa esserci comunque una partecipazione ancora più forte, perché il mondo dei certificati non è solamente un mondo di prodotti utili da un punto di vista fiscale, di cui naturalmente abbiamo noi stessi parlato oggi, ma è veramente un prodotto sempre più importante nei portafogli, complementare, ma che deve avere sempre un maggiore riconoscimento. Quindi mi auguro che il 2023 aiuti, oltre che dal punto Certo. di vista dei mercati, anche a ampliare gli orizzonti, e in questo naturalmente le vostre iniziative sono preziosissime. Ci aggiungo anche questo, speriamo che appunto un anno magari un po' più complicato possa far capire ancora di più quello che tu stavi dicendo, Pierpaolo, cioè l'importanza della formazione, cioè essere pronti ad affrontare anche momenti che fisiologicamente ci sono, cioè quelli di ribasso di mercati, perché il ciclo di mercato lo conosciamo tutti e quindi la formazione aiuta a, come dire, a remare in modo più sicuro quando c'è il mare un po' più mosso, ecco, mettiamola così. Quindi sicuramente concludere la puntata parlando di formazione è il modo migliore per, diciamo, come buon auspicio. Allora, grazie a Luca Comunian, Distribution Sales BNP Paribas. Naturalmente, Luca, ricorda solo i vostri contatti, stessa cosa chiedo a Pierpaolo in chiusura. Eh sì, grazie a voi, buonasera a tutti. Sicuramente i nostri riferimenti sono il nostro sito internet investimenti.bnpparibas.it, Perfetto. dove da lì si possono trovare anche il numero verde gratuito e anche email. Quindi direi il punto di partenza fondamentale è il nostro sito. Ok, Pierpaolo, saluto anche te, naturalmente ti ringrazio, dai anche tu un riferimento. Grazie Manuela, io naturalmente rimando, oltre che al sito certificaderivati.it, oggi mi fa piacere ricordare il nostro canale YouTube, che è CEDLAB Academy, perché negli ultimi mesi è diventato sempre più ricco di contenuti, vengono aggiornati quotidianamente, quindi un canale social di informazione e formazione naturalmente Ecco, specializzata sul mondo appunto, del. vedi, chiudiamo proprio con la parola formazione. Grazie per avermi aiutata in questo. Luca, Pierpaolo, a presto, grazie per l'aiuto. A voi. A Grazie. voi, buonasera. E chiudiamo qui la puntata del mese di Oltre la Barriera. Grazie anche a voi per averci seguiti. Vi auguro un buon proseguimento sulle fonti TV e un buon proseguimento di giornata. In collaborazione con